Ok ragazzi, forza! Tavolo 2, 2 persone, 2 menù, mangia! Mangia! Con l'omaggio alla famiglia Santini e quindi al portiere di zucca di Nadia e Bruna Santini, noi ti serviamo il sauté. Verrà il Crème de Russec il 2013, fine ma volgare, in abbinamento con la dolcezza della zucca e che la pasta. Che ha la speziatura della mostarda. Ecco. Il tortello di zucca per me è sempre stato un dessert. Perché è fatto come lo faceva mia nonna, che galleggiava nel burro, pieno di mostarda, di amaretti e di zucca, era un dessert. Mentre mia mamma l'aveva modificato e ci aveva messo la pancetta sopra, croccante, per andare in rottura tra dolce e salato, ok? Però in questo caso cosa abbiamo fatto? Nel primo menù l'avevamo messo a mo' di tortello ed era l'ultimo piatto del menù, proprio come finale. In questo caso abbiamo rispostato, perché abbiamo rivisto tutto il processo creativo di questo tortello. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo tagliato la zucca e l'abbiamo fatto diventare la pasta. L'abbiamo marinata 2 giorni con aceto di riso e mostarda di mele, piccante, dolce e piccante. Poi sbollentata, lasciandola croccante, come la pasta. Dentro ci abbiamo messo quelle patate dolci cotte dentro il forno a Maria Luisa, il forno a legna, ok? Spaccate metà, cotte il forno a legna, quindi metà la parte sopra era bruciata, la parte sotto era cotta, ok? Era morbida. Quindi misceli tutto con amaretti e un po' di mostarda e diventa il ripieno che faceva mia nonna. Ci mettiamo la proteina dei semi di zucca dentro. Chiudiamo questo ripieno di patata dolce con la pasta di zucca, riporto la pancetta come faceva mia madre e ti ho messo insieme un tortello di zucca senza la pasta. Ho ricostruito il tortello e l'ho riportato nel suo posto. E con la faraona andiamo nel comprensorio di Novara, siamo nell'area di Bocca, questo è Le Piane e questo è il suo 90% nebbiolo, 10% vespolina, un vino incredibile al nord della zona nobile che resta le Langhe. Il cuoco del re, Nino Bergese, Mirella Cantarelli, 2 stelle Michelin, in mezzo a zanzare e nebbia, cioè proprio nel retrobottega di una tabaccheria, ok? Quindi cosa facciamo? Facciamo una faraona contemporanea, la lavoriamo come una Peking Duck, però abbiamo anche food for soul e le cosce nella faraona ci servono per preparare la farcia. Miscelo la salsa della faraona che preparava la Mirella con le cosce e faccio una farcia. Apro la faraona come una Peking Duck, la farcisco tra pelle e petto, vado in forno e la faccio arrosto. A questo punto io ho tutta una faraona di Mirella Cantarelli, compresa la salsa, che è diventata una farcia. In questo momento devo preparare la salsa però della faraona stessa. Che cosa faccio? Prendo un Nino Bergese e lo lavoro come fosse Boeti. Riso bianco con fondo bruno di Nino Bergese. Tolgo bruno e allora faccio un fondo a mio modo. Prendo il riso, tosto il riso, torto il riso, non aggiungo niente. Senti che umano. Un fondo di riso tostato che diventa questo colore quasi ambrato. Ma senti che umami, che pazzesco.